Continuiamo a parlare di servizi per i cittadini con la nostra lente di ingrandimento puntata oggi sui contatori del gas. È cominciata la sostituzione dei vecchi misuratori con nuovi sistemi di telelettura. Ce ne parla Gianni Matera. Scusate il disagio, stiamo lavorando per voi. Potrebbe essere questo il senso delle migliaia di lettere che sono arrivate a casa di tanti italiani, con l'annuncio che saremmo stati contattati dalle aziende distributrici del gas, quelle che gestiscono l'infrastruttura che porta in casa il gas che acquistiamo dalle aziende di vendita. La lettera avvisa che stanno per sostituirci il contatore del gas, via il vecchio misuratore, spazio ai moderni apparati che consentono la telelettura, gli smart meters. Stanno al quarto, noi andiamo al quinto. Tutto parte con una delibera del 2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico che stabilisce con scadenze diverse a seconda del tipo di utenza e della società di distribuzione del gas che lo installa che gli smart meters sostituiscano i vecchi misuratori fiscali del gas. Per quanto riguarda le utenze domestiche, entro il 2018 saranno installati in tutta Italia 12 milioni di nuovi contatori intelligenti, il 60% del totale. Per il cittadino ci sono vantaggi diretti e vantaggi indiretti. Il vantaggio diretto è evidente, il cittadino potrà pagare il giusto. Oggi le fatture vengono inviate al cittadino sulla base di consumi stimati, quindi l'utente si potrebbe trovare costretto a pagare di meno di quanto dovuto e poi dover pagare dei conguagli molto onerosi, o viceversa dover pagare di più invece di quanto consumato. Pagando il giusto, sapendo quanto si è consumato, il cittadino diventa più responsabile, può controllare i propri consumi, incidere sulla propria bolletta energetica, intervenire se c'è un consumo eccessivo, al fine poi di ridurre la spesa energetica. Una precisazione, la sostituzione si effettua solo previo appuntamento e è escluso che un incaricato possa presentarsi senza preavviso. Signora, mi aprite il gas alla cucina? E sempre in tema di sicurezza parliamo di radiofrequenze. L'emissione radio che l'utilizzo di questi apparati comporta è un segnale che dura 10 millisecondi per 3 volte al giorno e solo dalle 6 del mattino alla mezzanotte. Basti pensare che la loro batteria dura 15 anni. Gli smart meter per il gas entreranno gradualmente nelle nostre case accanto a quelli per l'energia elettrica di cui l'Italia è pioniera in Europa con 34 milioni di contatori installati. Su questa infrastruttura potranno operare anche terzi, sviluppare app come si sono sviluppate per i telefonini, per l'informatica, per controllare i container per quanto riguarda per esempio il porto, perché il porto rientra nel nostro raggio di applicazione, per la logistica, per permettere la domotica, la telematica, cioè applicazioni molto avanzate che vanno tutte a vantaggio dell'economia in generale e del consumatore in particolare, che potrà, diciamo, diventare padrone della gestione della propria economia ma anche della propria casa. L'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha anche finanziato in tutta Italia 7 progetti sperimentali in chiave multiservizi. Uno a Bari, si chiama UNICO, acronimo che sta per Rete Urbana di Comunicazione Integrata. Vi partecipano l'AMGAS, SPA, l'Acquedotto Pugliese e l'Enel. All'interno di alcuni impianti diffusi sul territorio, l'azienda elettrica ha installato dei concentratori multiservizio. Qui convergono anche i dati degli smart meter di gas e acqua e di tutti gli altri servizi compresi nel progetto. Pressione delle reti idriche, calore, gestione energetica, illuminazione pubblica. La sperimentazione riguarderà oltre 10.000 punti telegestiti e verrà effettuata su 3 differenti aree del comune di Bari. L'Acquedotto Pugliese, autonomamente, sta sperimentando la telelettura dal 2010. Quali i vantaggi della telelettura in casa QP? Forse nell'acqua possiamo dire che rispetto al gas, che la disponibilità di una infrastruttura di comunicazione apre interessanti scenari di efficienza gestionale, poiché in quella infrastruttura di comunicazione si possono raccogliere non solo i dati di consumo dei misuratori fiscali, ma anche dati di processo, dati gestionali nella rete di distribuzione, ad esempio le misure di pressione,
che sono utili e necessari per migliorare l'efficienza gestionale, ad esempio nel caso della pressione per il contenimento delle perdite. La soluzione adottata per il progetto unico è stata pensata per la sua applicazione su vasta scala. Altri progetti di tiralettura di casa Amgas con altri partners hanno suscitato grande interesse alla Fiera Mondiale dell'Energia di Las Vegas dello scorso settembre, come alla European Utility Week 2015 conclusasi oggi a Vienna. Insomma, le aziende pugliesi fanno da apripista ad un futuro che per noi arriverà un po' prima.